Ma pensate, comunque ragazzi, posso chiedervi una roba, però parlatemi col cuore stavolta, onestamente, detto proprio sinceramente, se non ci fossero stati tutti questi numeri, tutte queste visualizzazioni, tutto questo fuoco, tutti questi momenti magici, Che hanno comunque detto ma reso. proprio Sì, sono sinceramente, sincerissimo. Vai. sinceramente, pensate che, e voglio la risposta ad entrambi, pensate che sarebbe mai nato anche solo la possibilità remota di avere qualcosa di serio tra di voi? Sincero. Ti dico no per il semplice fatto che se non l'avessi conosciuta lei non l'avrei mai conosciuta. Ok, ma io dico, No, no, se la domanda facciamo di finta Pietro è che vi un'altra, la domanda di Pietro è conoscete, un'altra. facciamo finta che vi conoscete in un bar e fate, Ok. uno fa lo spazzino e l'altra fa la bidella. Pensate A che con lo bidella. stes la ste con le Sì, sì, stesse sì, sì. personalità Sì. sarebbe potuto nascere qualcosa? Sì, che io poi non avrei voluto una relazione, sarebbe stato lo stesso quello. Ma perché è Però dall'inizio saresti che rimasto non gli attratto da piace lei. E Giada, cioè, e comunque l'ha detto sempre che non gli piaceva Giada. L'ha sempre detto. l'avresti Oh, frequentata ma l'ha così a sempre lungo, detto a l'avresti te. fatta venire. Me l'ha sempre L'avresti detto, ma frequentata così a lungo? perché? Eh? Però magari ce l'ha sempre detto a te, magari è una cosa tra voi due, Dico, non lo so. Doc, l'avresti frequentata così a lungo, senza quei numeri e senza tutto quell'hype? Sì, ovvio, ma per come c'era la roba, no, perché regà, tante cose non si possono dire, per come si è svolta la roba, non sembrava manco Hanno una chiamato relazione, subito, cioè. cioè, Cioè, non è perché verità, il io alla doc me fine l'ha fa... detto, cioè, No, non è Bianca, che. però, cioè, non... Amo, Bianca, però sta a parlare così, lui, fa parlare un cioè, attimo lui, fa alla parlare un stai attimo lui. Alla sgravando, fine, non regà, c'entra nulla. alla... Sì, è per il doc che si Alla amo, ti fine sto nulla, dicendo, non c'entra quando è nulla. successo, vabbè. No, perché sennò sembra Non un po'. parlo. Alla fine io non mi sono mai iscritto con Non parlo. nessuna, dunque nel senso mi sono comportato bene, questo è quello che intendo. Sono stato comunque nel mio rispettoso nei suoi confronti, questo è quello che voglio intendere. Non è che minchia sì, mi trombo lei, ora scusatemi il termine, e però mi scrivo con altre. No, comunque provavo a mettere un impegno su di lei perché non mi sono mai iscritto con nessuna. E È questo quello che intendo. confermiamo tutti, È ovviamente. questo quello che intendo, hai capito? Poi il fatto che lei ha voluto, a me mi ha solo scocciato quello, se no per me io gli chiedevo scusa per come mi sono comportato e tutto, però in per sé non ho sbagliato niente. Perché sei stato chiaro? Sì, esatto, sono stato chiaro. Ok. Però giustamente gli chiedo scusa, no, perché ragazzi, ho avuto dei motti che l'ho trattata veramente malissimo e gli chiedo scusa davanti a tutti perché facevo, non no, ovviamente ragazzi, ciò che ha parole, nel senso... Davo delle risposte di merda a lei, è troppo di. Io sono proprio sincero e gli chiedo scusa su questo. Però sono sempre stato chiaro nel mio. Come. Vorrei, Non so. scusa Doc, scusa se ti interrompo, vorrei un confronto veloce tra Giada e Bianchetta, perché ho visto Giada con qualche nota alta. Resta in live, No, non ma uscire dovete subito. capire No, no, te non fare prima niente, parla semplicemente con Giada. devo dire a Giada? Amo, semplicemente Amo, non c'entra nulla. no... Amo, sì, a Non lui c'entra c'entra nulla, però perché ti ha lui è una detto che è la persona. nostra No, situazione. ma perché per lui non è iniziato niente di serio dal punto di. Da Però come è te non iniziata? c'eri tra noi due, te eri una persona esterna, non hai vissuto quello che abbiamo Sì, vissuto noi però quando lui mi sono andata a diceva. Genova. Quindi anche dire questo non Ma io ti c'entra nulla, parlo. c'è una cosa in più che hai detto che era fuori luogo, perché secondo me era fuori luogo, un commento fuori luogo che potevi semplicemente evitare. Potevo Basta, non ho evitare, nulla, ok, non c'è potevo una evitare, ragione, però non ho io ti nulla. parlo da amica del doc, che lui mi diceva semplicemente che tutto è iniziato così perché avete iniziato male, tra virgolette. Cioè, è iniziato come non una cosa seria. Cioè, non, per lui non era una cosa seria, capito? Da subito. Va bene, che devo dirti? E raga, dovete smettere di dire che io sono amica di Giada. Cioè, siamo conoscenti, Ah. punto. Non siamo proprio amiche, perché l'amicizia non si basa su dei TikTok, non si basa de 2 volte che ci vediamo. L'amicizia è altro. Io sono conoscente con Giada e conoscente col Doc. Fine, non mi Anche venire a dire amica sicuramente di tu non esci merda. con queste Anche col frasi doc. fuori luogo. Anche col doc sei conoscente. Per adesso sì, cioè, non posso essere un'amica Ma proprio. con lei sei amica conoscente? Ma che cazzo c'entra? Mica voglio un cazzo di frigo di frutta d'erbula a tutti i costi. Allora, comunque per chiudere un attimo Una la persona di merda. questione. Cerchio, bro, chiudi il Oddio. cerchio. Sì, però fra, ho capito che adesso vuoi pisciare i social, però addirittura mettere Dennis al posto del doc, cioè mi Il sembra doc troppo sacrosanto della formale. wave, del Mamma quell'idea mia. lì, Vabbè, però. sono voluto entrare un attimo in un tema, siccome, regà, minchia, sono sincero, stavo sbollendo No, ma si è perché. visto, è bella girata all'inizio. Raga, ma secondo me, Non cioè, si vi può, ripeto. no, ma perché
su tante cose ho sbagliato. Il concetto è che è partito, apprezzavo più un, Mio mi odiare, sono, lasciate il mio odio. anche se non è stato così, apprezzavo più, mi sono sentito apprezzato per il culo, non un non sapevo niente, perché non è vero che non sapevi niente, anche se non ti ho preso per il culo, ma accettavo più quello che una risposta del genere, sono sincero, perché questa è proprio evidente. C'era mio nonno davanti 20 minuti prima che partiva, e anzi, addirittura mio Ma nonno mi poi dava vedo, contro. Raga, mio semplicemente, nonno mi ma dava contro, mi diceva: "Ma tu sei rincoglione." Mio nonno sì, mi diceva: "Ma ma te." perché poi. Mi diceva: "Sta Vabbè, ragazza è d'oro." non No, mi torniamo su diceva pure: quello "La che abbiamo ragazza è detto 10 volte, d'oro." che abbiamo capito. Quella parte l'abbiamo capita. Io adesso stiamo parlando di tutto, la cosa in generale. Tu magari l'hai illusa all'inizio, magari non l'hai illusa, poi lei ha fatto la cosa di fratino e Sì, ma tu per le cose che vai abbiamo fatto nudo. insieme Non non mi sappiamo sembrava. com'è andata. Sì, perché alla fine No. poi non abbiamo. Cioè, in intimità abbiamo. Sì, abbiamo passato. Però non è che l'ho vista proprio come una relazione, perché non è che siamo mai usciti mano per. Non abbiamo mai avuto quel tempo di uscire mano per la mano, andare a vederci. Cioè, non abbiamo mai fatto nulla di ciò insieme, andare a mangiare fuori solo io e lei. Non abbiamo mai fatto nulla di ciò. Raga, posso parlare per esperienza personale? Secondo me quando succedono determinate cose, cioè comunque del sentimento da una parte, dall'altra no, magari si può creare, c'è cioè del dubbio. Raga, c'è tanto confusione in testa, cioè c'è tantissima confusione che non ti fa capire cosa vuoi davvero, cosa non vuoi davvero, che cosa c'è tra voi due. Ve lo siete mai chiesto No, che no, io cosa ero c'è? affezionato veramente, perché per Capito, essere ma geloso, io, raga, immagino, cioè, perché altrimenti, smattavo ti se qualcuno gli ripeto, bro, se la scrivevo. odiavi non te ci beccavi, non c'è, capito, oggettivamente Sì. un qualcosa stava, c'era. Cioè, che poi non è diventato amore, ok? Che poi, cioè, in quel momento ci sta che non riesci neanche a esprimerti. Però, No, la cosa che assolutamente. a me dispiace è che oggettivamente non siete riusciti a trovarvi e siamo arrivati qua addirittura che siamo dovuti arrivare a mediare affinché riusciste voi Ma io, allora, a Le, sai qual è il capirvi. problema? Posso dirti una cosa? Ciao, Triga, dai, Scusa basta se di insultare Gianco, interrompo. non ha senso. Volevo dirti, Cioè, tutto Ma questo ti io parla sapevo Doc, Triga, che stai a parlare tutta tutti questa sopra, cioè, cosa. scongiuro. Aspetta, Doc, ti hanno parlato sopra. Senti, Tommy? No, No, ho soltanto detto, regà, non ha senso insultare Bianca in questo modo, ma non perché la voglio difendere, ma chiunque altro sia, non ha senso generare così tanto, perché comunque no, ma non è. la vostra voce in questo momento, se parlate in così tanti, non ha senso, cioè, ditevi cose costruttive, Doccone, dimmi tu, Ragazzi. scusami. No, No, stavo no, no. dicendo, sta cosa qui era più da risolvere in, secondo me va bene, ora che l'abbiamo detta, abbiamo specificato, ci mancherebbe, perché poi magari, magari una persona non vede più video con me, Giada, e dice minchia, così di botto, vabbè, che è uscita, però io ne avrei Certo. parlato più in privato e secondo me va bene così, però nel senso ne avrei parlato più in privato. A me sembra che lei l'avesse capito comunque che non ci sentivamo più dal momento che non ci siamo più scritti, comunque lei non mi ha più scritto. Io, siccome per me le cose anche per lei dovevano essere chiare, se per lei non erano chiare veramente, comunque mi scriveva, ragazzi, poi per quanto è, e dunque vuol dire che nel senso l'aveva ben capito, secondo Non l'avevo capito, se no me. non Allora, facevo così. se no, raga, vi boh. posso dare un consiglio? Chiudiamo questa. Ti ho scritto auguri Giadino, mi hai mandato un bacino, manco un grazie. L'avevi Perché capito devo per dirlo? bene. L'avevi Aspetta, questa. capito per Per dirgli? bene. Me l'hai scritti, me scritto, l'hai ragazzi, ha scritto a un mio amico che lo conosceva da 2 giorni, ha scritto auguri Giadino, gli ha risposto ti amo, io che ti ho scritto a te auguri Giadino, mi hai mandato un bacino. Ma dai, ma già, ti cosa prego. dovevo Ma dirti? per Cosa favore, ma dovevo perché lo dirti? Cioè, sapevi che comunque era chiusa la cosa? non lo Perché te sapevo, non lo sapevo cosa dirti. sapevi, Grazie. dai. Perché poi Visto che mi veniva. trattavi di merda, cioè non è No, ma che. quello è un altro fattore, è un altro fattore, lo sapevi benissimo. No, non lo sapevo, io Vabbè, non lo sapevo, allora, se non farei brutto vabbè, non lo figone. sapevi, non lo sapevi, non lo sapevi. Regà, Vabbè, insomma, ragazzi, un bel consiglio. siparietto. Oddio, Un bel insultato. siparietto, però, regà, secondo me adesso voi prendete, finita la live, voi mi chiamate e risolvete il Fate un problema, botto di perché. sesso al telefono, No, quello che no, no, perché a volete. parte questo, regà, cioè, arrivate a una conclusione sparandovi merda in faccia, dicendo cose che non vorresti dire in live, te doccone. Cioè, regà, arriviamo a una conclusione, arrivate a una conclusione, perché alla fine, vabbè, noi alla fine siamo un gruppo, diciamo, comunque siamo. C'eravamo comunque in determinati momenti, in altri no, non so un cazzo, a Genova io non so che Ma cazzo è posso. successo. Ma Lei scusa, dico l'ultima e ti certo, lascio dire. vai amore, No, volevo vai, vai. dire, io queste cose non le avrei mai dette. Mi sono sentito troppo attaccato in una cosa che non avevo fatto. E Ma solo io questo ho guarda. fatto. Mi sarei fatto i cazzi miei da. Cioè. Ma perché ti ripeto, tu nella tua coscienza eri pulito? Perché eri convinto Sì. di aver consegnato il messaggio, e invece a Giardino non era niente arrivato. Si è ritrovata lei dopo una clip all'ultimo così. È impazzita. Vabbè, ma bro,
Vabbè, ci sta, sì, nel sì, senso, capiamo, cosa che capita, cioè, ognuno reagisce alle cose a proprio modo. Scialla, non c'è, bene, non c'è nessun. Però il discorso è che, raga, una cosa che ci tengo io personalmente, raga, che voi risolviate, arrivando anche addirittura serio a darvi uno contro l'altro, ma in privato, e però, raga, ne uscite con chiarezza, senza odio, raga, non c'è odio, qua c'è, ve lo dico io, no, raga, ve lo sto dicendo io, cioè, vi siete capiti male. Ma assolutamente, io l'ho detto anche se poi hai seguito che io non ce l'ho con lei, anzi, però dal momento che poi entro in live ho detto me la guardo, entro in live e mi sento dire io non sapevo niente, dopo dopo un messaggio bello chiaro palese, una volta detto davanti a Dalla, una volta detto qua, e vabbè ci siamo capiti, sono ripetitivo però specifico, no, vai tranquillo, vai tranquillo. Pensavo che l'avesse capito, non so se ci voleva un megafono, non lo so. No raga, cioè vi ripeto, arriviamo... Io sono contento che ci sia stato sto confronto, perché almeno pure tu, Doccom, cioè magari capito, Giada diceva la sua, tu non entravi in live. Mi dispiace, no, io non l'avrei. Giustamente, sono contento, almeno beh, siamo riusciti a trovare una cosa. Tommy, che... Tommy, abbiamo le clip? Le clip le abbiamo, confermo la regia. No, ragazzi, okay, dai, allora potete... Ma non si è vero, era tutta una gag, tranquilli. Era tutta una gag, in realtà, no, vabbè, a parte scherzi, a me dispiace comunque, a prescindere comunque che anche Giadina non... abbia appena scoperto che in diretta con noi che non c'era, raga, quello che magari lei immaginava. Basta scrivere Bianca Clown, semplicemente è passata dalla parte dei burattinai, è passata dalla parte oscura. No, ho fatto niente, ho detto solo la verità, cioè. Ma ci sta, raga, è diventata bene, ragazzi. Raga, niente, a me io voglio che siamo tutti felici, ovviamente, vabbè, è un momento particolare. Noi comunque due cose, cambio un attimo discorso in generale, noi siamo contenti per le scelte che tu hai preso, sappiamo che sei un pischello che c'ha la testa, bro, quindi siamo contenti per te, qualsiasi cosa farai, no, quando vuoi lo sai, ci siamo, non ci abbiamo nessun problema, so, prima ci chiedevano in chat se abbiamo l'idea, zero bro, cioè noi ci siamo, quando vuoi a disposizione, cioè, lo sai benissimo. Stessa cosa per te, Giadì, a prescindere da tutto, comunque regà, cioè, abbiamo creato un rapporto vero umano tra di noi, non è show. E io mi sono affezionato e tutti parlano nome di tutti, siamo affezionati particolarmente a voi, ci tenevamo comunque e apprezziamo il fatto che abbiamo risolto sta cosa, non è ancora risolta perché dovete risolverla in privato, però che comunque siamo stati presenti, okay, detto in questa... Vabbè, vaffanculo, mi stavo aprendo, cioè io apro con gli amici miei, dico le cose che penso, ma vattene affanculo, porco. Vai. Niente, mo mi so di, cioè, che palle, cioè ero entrato nelle mosche. Pier, vaffanculo. Smetti, non per il cazzo. Rientra nelle, guardami gli occhi. Niente, lo dico. Guarda, raga, vi voglio bene, non litigate, cioè.